Siamo ad Assisi per la prima marcia contro il biogas e le biomasse. Siamo qui col professor Conti, il presidente del coordinamento nazionale italiana contro il biogas a biomassa. Professore, qual è la situazione oggi in Italia col biogas a biomassa e le principali criticità di questa tecnologia? Abbiamo 1000 centrali solo a biogas, su quelle a biomassa è difficile dare un dato perché sono molto più eterogenee. Quelle a biogas vanno dai 250 a 1 megawatt, poche sono al di sopra perché rientrano i certificati verdi e il business si ridimensiona. Quindi le biogas sono una tipologia abbastanza omogenea, sappiamo che ci sono 1000. Sulle biomasse abbiamo quelle da 15 mega e quelle da 100 kilowatt, quindi però un altro migliaio di centrali. Un dato che invece sappiamo con certezza è che sono presenti quasi 1600 comuni italiani, cioè in 1600 comuni c'è almeno una centrale a biomasse o a biogas. Queste centrali hanno lo scopo prevalente di produrre contributi attraverso l'immissione di energia elettrica nella rete. Gli impatti sono notevoli perché innanzitutto non essendoci né piano energetico né l'applicazione di criteri seri di valutazione preliminare della qualità dell'aria, sono state realizzate anche nelle zone dove la qualità dell'aria è pessima, ossia ci sono anche ben più di 35 giorni all'anno di sforamento del limite di legge delle polveri sottili, 50 microgrammi al metro cubo. C'è un effetto cumulativo di questi impianti tra di loro e anche con altre centrali, turbogas, acciaierie, inceneritori, discariche, che non viene considerato, perché la logica che presiede all'autorizzazione è una logica che tiene conto solo di singoli parametri per volta e fondamentalmente del parametro della potenza. Quindi succede nel concreto in una provincia come Cremona, ci sono già 140 centrali solo a biogas, più decine tra biomasse legnose, biomasse vegetali, oli, e ci sono 80 nuove autorizzazioni in corso. Quindi è una corsa senza limiti, senza freni, senza criteri. Quasi tutti i comuni della provincia di Cremona ne hanno già due o tre, ma si stanno aggiungendo altri. Buon senso direbbe che ci deve essere quantomeno un criterio di distanza dall'uno all'altro di questi impianti per non creare localmente un aggravio significativo della qualità dell'aria.